Caro diario di bordo salentino, mi trovo qui con questa bellissima donna, ma anche bellissima anima. Alle sue spalle c'è un albero d'olivo. Lei si chiama Anna Rita Merico. Ciao Anna Rita. Salve, ciao a tutti e bentrovati, bentrovate. Tu sei una poetessa molto conosciuta nel territorio del Salento, ma anche una grande scrittrice. Grazie. Ci vuoi raccontare tutte le cose che hai scritto? Allora, parto da questo ultimo lavoro, che è Fenomenologia del Silenzio, edito da Musicaos, ed è una silloge che in realtà raccoglie quattro lavori. Perciò sotto c'è scritto Poesia 2004-2021, perché il lavoro è stato un lavoro lungo nel tempo. Tre di queste silloge erano state già pubblicate in maniera disordinata, stavano quasi, cioè non erano quasi più trovate, non si potevano quasi più trovare, l'ultima invece era un inedito. E sono periodi diversi della vita e modi diversi man mano che sono andata avanti nel mio percorso di scrittura. Infatti io non vi ho detto che anche una ricercatrice. Senti Anna Rita Merico carissima, qual è la professione che più ti piace fare tra tutte quelle che abbiamo elencato? Dove ti ci rivedi? Sicuramente nella filosofia. Vengo dalla filosofia e sicuramente la filosofia è il mio settore di lavoro, quello più importante, la ricerca filosofica. E la ricerca filosofica ad un certo punto mi ha quasi, cioè si è mossa da sola ed è incominciato a scendere all'interno del mondo della poesia. Quanti anni avevi quando hai scritto il tuo primo scritto, il tuo primo pensiero, la tua prima riflessione? Giovanissima, meno di 20 anni sicuramente, è una scrittura che poi a lungo è rimasta inedita. E perché ci sono stati periodi di cambiamento, di maturazione ovviamente come per tutti. Poi le prime forme di scrittura sono state sicuramente la saggistica, quindi riviste specializzate con lettane e poi insomma sono arrivata al testo proprio poetico, alla silloge. Ti sei rifatta proprio un po' a tutta la scrittura italiana. Ogni volta vedo che comunque sei molto seguita e ti relazioni con i giovani, sei un po' come un messaggero, un insegnante di vita per i giovani, un punto di riferimento. Che messaggio vuoi mandare a tutti quei giovani che ci stanno ascoltando, soprattutto in questo periodo storico che è cupo? Stiamo attraversando un periodo molto cupo da vari anni. Allora, innanzitutto con i giovani, con i ragazzi e le ragazze sicuramente sì, perché ritengo che sia un compito molto molto importante passare la staffetta, quindi passare e narrare la storia, passare e narrare la formazione dalla quale veniamo, specialmente in un momento di crisi così forte come quello attuale, in cui sono stati persi tutti i luoghi di formazione che noi generazionalmente avevamo. Quale messaggio? Messaggio di una grossa resistenza. La resistenza proprio del pensiero, la resistenza dello sguardo critico, la resistenza del credere in se stessi nonostante tutto. Infatti non si parla solo di calo economico, ma soprattutto di calo culturale. Infatti, di calo culturale che consente mi è legato proprio a grossi problemi proprio di identità, di stare al mondo, e di disorientamento. Parliamo un attimino anche del tuo carattere. Ho visto che appena hai visto l'albero d'olivo, vum vum vum, e subito si è messa qui. Ti stai trovando bene, abbiamo fatto un percorso emozionale, ti ho fatto vedere com'è la masseria didattica, sei dietro agli alberi, ce ne sono tanti altri dietro di te, dove si produce l'olio come una volta, dove la xylella qui non esiste. Come ti stai sentendo in un luogo così puro, incontaminato? Benissimo, perché trovare l'olivo, trovare l'albero con il frutto, perché questo è il periodo in cui il frutto incomincia a venire fuori e a trovare la sua strada per la maturazione. Vedere questo mi ha riportato molto ancora all'infanzia, mi ha riportato molto al tempo andato e non a tutto il dolore che c'è ora quando si passa nelle campagne salentine. Insomma, ecco dato questo, che stanno anche bruciando. Stanno bruciando e soprattutto il dolore di pensare che molti di questi incendi sono voluti, perché è più economico bruciare che non... Mi sento male, guarda, a parlare di questo. È un dato, bisogna dirlo, e bisogna dire che c'è questa masseria che sta andando avanti e che appartiene a quello che hai detto tu, alla resistenza. Anna Rita Merico, le tue emozioni, sei pronta per presentare il tuo libro? Ci sarà gente, ci saranno turisti, ci saranno scambi culturali intergenerazionali anche stasera? Grazie. Io ritengo che prima di tutto
fatto venire in questo luogo e stare in questo luogo mi predispone ad una pratica positiva, prima di tutto una pratica. Quindi lo scambio però come pratica proprio legata, qui la sento legata al baratto, no? Allo scambio umano. Io ti do, tu mi dai, ma in una maniera che non è la maniera legata all'economico, legata a quello che c'è fuori, ecco, al mercantile in senso lato. La pratica qui è una pratica umana. Perché è la politica umana, quella che fa Giuseppe Pellegrino. Sì. Io ti ringrazio per avermi rilasciato questa intervista e ti saluto, caro Diro di Bordo Salentino. Mi raccomando, condividi, condividi e condividi questa grande donna con la D maiuscola che ha appena parlato. Ciao! Salve, io saluto tutti. Ciao!